sto cerotto. Che cos'hai? Ma come che hai? Mi fa male, per me quella l'ha fatta apposta, guarda. Ma che hai fatto apposta? Sei tu che ti devi svegliare. Hai riflessi lenti, hai preso certe papere. Sì, adesso vediamoci a litigare anche per quello, già sto nervoso io. Andiamo, su. Dammi un bacino. In bocca al lupo. Ti aspetto. Ciao. Signori, dopo le prove di lettura di fronte alle telecamere, le file dei concorrenti si sono assottigliate e siete rimasti soltanto in 6. Sono lieto di dirvi che avete dato buona prova di dizione, di prontezza, di riflessi e di fotogenia. Questa mattina proseguiamo con la prova scritta. Eccovi il tema. Scrivete, per favore. Siete pronti? Allora il tema è: l'Inghilterra è il mercato comune europeo. Naturalmente saranno molto bene accette delle citazioni in lingua inglese, francese e tedesca. Avete 5 ore di tempo per consegnare la relazione. Buon lavoro. Padre, per favore, mi passa? No. Sì, certo. Grazie. Qualche cosa da dirvi? No, no, padre, lei resti pure a sorvegliare con la signora Campanella. Ah, benissimo. Scusate, signori, ma qualche volta nella vita una certa dose di cinismo è necessaria. Direi persino benefica. Non dovevate ammettere alla prova scritta quell'individuo? Quale individuo? Ma andiamolo, e anche lei. Non mi faccia lo struzzo. Ma non è questione di... Lei ha perfettamente ragione. Infatti, noi avevamo deciso di eliminarlo. Ma all'ultimo momento, padre Baldini, quando se l'è visto davanti, non ha avuto il coraggio di dirgli niente. Ma voi, signori, non dovete avere simili complessi. Voi avete una precisa responsabilità di fronte a 50 milioni di telespettatori. Guardi, non è il caso di drammatizzare così. I concorrenti sono 6. Abbiamo un'altra prova. Noi lo possiamo benissimo eliminare, volendo. Signori, un concorrente ha già finito la sua relazione e me l'ha consegnata. Permette? Ma non è passata neanche allora. Lo so. Naturalmente è... Il dentone. Bel pasticcio. Siamo rovinati. È inaudito. Ci sono citazioni in arabo, in tedesco e persino in fiammingo. Guarda. Beh, è un fenomeno. E adesso voglio proprio vedere come ve la cavate. No, dottor Calabrese. Sei ritirato? No, ho finito. Ti dispiace? Buongiorno, signorina. Buongiorno. Posso esserle utile in qualcosa? Quel cretino si è tenuto le chiavi in tasca. Ma ci sarà molto da aspettare, ritengo. Ma se lei è già qui. Ah, io sì, ho già finito, ma il tema era molto complesso e gli altri ne avranno almeno per 4 orette. 4 ore? Se ci riusciranno. E adesso come faccio? Che è un appuntamento da sala. Ma non lo so, io ho la mia macchinina, posso accompagnarla? Beh. Complimenti, lei è molto elegante. Grazie. Che buon profumo. Che è Cabochard, vero? Hai indovinato. Dove andiamo? Da Fabiani. Impedito di realizzare il programma delle mie aspirazioni. Oggi cerco di recuperare il tempo perduto, sigaretta? Grazie.
Ho l'energia e la fantasia di un ragazzo e l'esperienza di un uomo. Non fuma lei? No, le ho solo per gli amici simpatici. È questo il modello che voleva vedere, signorina? Io lo trovo molto chic. Le piace Guglielmo? Oh, sì, è bellissimo. Che linee! Guardi che taglio! Una mi sembra un modello di Balenciaga dell'anno scorso. Ma che dice? Ma sono tutti modelli originali. È vero che non c'entra niente Balenciaga? Effettivamente può ricordare un modello di Balenciaga. Davvero? Ma lei come fa a sapere queste cose? Beh, sfoglio qualche volta le riviste di moda. Mi piacciono molto i vestiti e quello che c'è dentro. Mi sembra più adatta a lei l'altro, Gaia. Permette che la chiami così. Per una figurina così esile come la sua, un tipo giovanile e sofisticato nello stesso tempo, è un modello originale nella sua semplicità. Ha ragione. Lei ha molto gusto. E forse del mestiere? No, ma mi sarebbe tanto piaciuto. Lei allora mi consiglia quello? Sì, Gaia. Lo provo subito. Sì. Io aspetto qui. Le hanno fatto la contravvenzione. Sì. Permette un minutino? Scusi, vigile. No, gli ho citato una sentenza della Cassazione dell'8 febbraio che sancisce il diritto del cittadino a posteggiare l'auto contro mano purché nelle manovre di entrata e di uscita non intralci il traffico. Ha dovuto darmi ragione. Ma lei è un fenomeno, conosce tutto. Mi piace conoscere bene le cose ed affermarmi coi miei soli meriti. Al concorso TV io vincerò senza alcuna raccomandazione. È proprio così sicuro di riuscire? Dopo la prova scritta di oggi ho la vittoria in tasca. Eccolo lì. Ma che fa? C'è un cavallo bianco.